Buongiorno a tutti, siamo nella Galleria di Cinelandia al Polo Fieristico Riccardo Coppo col dottor Barresi e con gli infermieri dell'assistenza domiciliare Guidotti e Ferioli. Perché siamo qua? Questo è il luogo dove si faranno i tamponi. Ecco, il servizio è stato questa mattina alla casa di riposo di Casale, dove sono stati effettuati circa 100 tamponi tra ospiti e operatori, e adesso verrà aperto ad alcune categorie selezionate, quindi solo alle persone convocate, qui nella Galleria di Cinelandia. Io passerei la parola al dottor Barresi e poi all'infermiere Guidotti per spiegare come avverrà il servizio. Buongiorno a voi, il servizio sarà un servizio su prenotazione di tamponi già programmati e prenotati, che sono in condizioni di poter venire nella loro autovettura a effettuare il tampone. Questo ci consente assolutamente di poter fare un numero di tamponi superiori nell'arco della giornata, perché la vestizione degli infermieri avviene una volta solo, mentre a domicilio è necessario che ogni volta che si va da un paziente bisogna vestirsi, risvestirsi, produrre rifiuti speciali. Quindi questo servizio è stato pensato proprio per offrire un maggior numero di tamponi possibili in condizioni comunque di sicurezza. Sull'operatività Guidotti credo che possa essere più preciso. Buongiorno, chiaramente è un meccanismo in cui il paziente non deve neanche scendere dall'automobile, ci sarà un punto di accesso presidiato da una protezione civile, da vigili urbani, con un elenco, quindi non è possibile accedere autonomamente, ma soltanto, come è stato detto, da persone prenotate. L'automobile arriverà alla zona dove siamo presenti noi infermieri, tutti vestiti. A questo punto verrà tirato giù il finestrino dell'automobile e verrà fatto il tampone al paziente. Il paziente a questo punto tranquillamente può tornare a casa in maniera molto veloce. Quindi, se posso aggiungere, anche i soggetti che sono in quarantena potranno recarsi, perché viene avvisata anche la polizia locale, i carabinieri, del loro tragitto tra il domicilio e il luogo dove viene effettuato il tampone, che è la Galleria di Cinelandia, e quindi anche se sono in quarantena possono e devono venire se prenotati e programmati. È un servizio che è indispensabile, serviva molto, l'abbiamo richiesto con forza, ringraziamo l'ASL per esserci venuta incontro in questo, ringraziamo la Polizia Locale che da inizio emergenza non si sta risparmiando e la Protezione Civile che permetteranno di coordinare la sicurezza del servizio. Grazie a tutti e buona serata.